portiere bravo non è colui che non sbaglia mai. Magari ce ne fosse. Il portiere bravo è colui che sa reagire bene all'errore e andare avanti e fare dell'errore un fattore di crescita. Faccio sto lavoro da 25 anni. Quando giocavo facevo solo il portiere. Ed è stata una passione sin da piccolo. Io ero innamorato dei portieri che c'è ai tempi, no? Tacconi e Zenga, che erano due portieri straordinari. Poi ce ne sono stati altri, Predom, un portiere straordinario secondo me per l'epoca. Poi ci sono quelli che erano dei precursori, come Taffarel del Parma, che è stato il primo portiere brasiliano a giocare in Italia, che ai tempi sembrava un'eresia, ma in realtà era già avanti 10 anni rispetto ai portieri italiani. Quello di Donnarumma è un caso eclatante, è una cosa importante per i portieri, perché viene riconosciuto un premio che normalmente si dà a un giocatore di movimento. Donnarumma secondo me è un vero fenomeno, sembra un portiere che stia a fare queste competizioni da non so quanti anni, in realtà 22 anni. Per fare questo ruolo devi avere una passione interna, delle attitudini interne che ti permettono di poter stare dentro la porta, difendere la porta, anche perché è un ruolo talmente affascinante, talmente difficile che non tutti possono fare. Da piccolo devi avere delle grosse attitudini a farlo. Devi piacerti rotolare per terra, prendere la palla, avere anche una spiccata dote di attitudine al comando anche. Poi col tempo, con la crescita, quando cominciano le cose a diventare un po' più difficili, dove comincia a contare il risultato, là la componente psicologica diventa sempre più importante. Al portiere non è permesso sbagliare. Il senso della responsabilità fondamentalmente non si insegna, si ha dentro. È una dote che è innata. Coloro che non riescono a reagire all'errore sono quelli che non possono raggiungere certi livelli. Il compito nostro dei preparatori è più che altro far capire dov'è l'errore, essere a conoscenza dell'errore che sta facendo e far capire ai ragazzi dove si sbaglia, correggerlo e andare avanti, dargli più coraggio e non farli mai sentire più in colpa di quanto si sentano già loro, perché un portiere, stai tranquillo che se fa un errore è il primo a capirlo quando importa. Per fare in modo che il portiere non senta il peso di essere l'ultimo, il baluardo della squadra. Non fai sentire come un peso, bensì come un'importanza, come uno stimolo in più. Da quando è stata introdotta la regola del retropassaggio si è completamente rivoluzionato il ruolo del portiere e di conseguenza il ruolo di noi preparatori dei portieri. Prima i portieri erano solo quei matti, tra virgolette, che stavano in porta e dovevano parare per non prendere gol. Da quando c'è l'introduzione di questa regola, i portieri non solo devono difendere la porta, ma devono far parte di un collettivo, devono giocare con la squadra, devono saper giocare coi piedi. Dobbiamo inculcare la mentalità del lavoro quotidiano ai ragazzi. Ai miei portieri sempre, ogni giorno, nel migliorarsi continuamente, sia che hai 33 anni, sia ne hai 18. C'è sempre da migliorarsi, sempre avere una cultura del lavoro importante, perché il lavoro quotidiano ti permette di poterti migliorare e ottenere certi tipi di risultati e certi tipi di prestazioni. Altrimenti diventa difficile anche per il miglior preparatore dei portieri del mondo riuscire a lavorare e a migliorare ciò che hai davanti.